Il circuito di raffreddamento della moto è quel circuito che è preposto alla dissipazione del calore prodotto dal motore durante la combustione, durante il funzionamento. Io sono Alex e in questo video parleremo proprio del circuito di raffreddamento delle moto. Prima di iniziare ti ricordo che se ti piacciono i miei contenuti e vuoi supportare il canale, puoi farlo semplicemente iscrivendoti dall'iconcina rossa in basso alla tua destra. È gratis e mi farebbe davvero molto piacere. Il circuito di raffreddamento delle nostre moto è davvero fondamentale. Si occupa, come detto, di dissipare il calore prodotto dalle fasi di combustione, dalle fasi di lavoro del motore e permette così al motore stesso di lavorare entro determinati range di temperatura, oltre i quali ovviamente si avrebbero dei danni ingenti alle parti meccaniche del motore. Ma vediamo ora quali sono i componenti che compongono il circuito di raffreddamento del motore e come essi interagiscono uno con l'altro per andare a regolare e a tenere sotto controllo la temperatura di funzionamento. Dunque, cerchiamo di vedere schematicamente e semplificando molto come funziona il circuito di raffreddamento. Quindi partiamo dal motore. Dove attraverso i vari manicotti esce l'acqua, o meglio viene spinta da una pompa all'interno del circuito di raffreddamento. La prima cosa che incontra è la valvola termostatica. La valvola termostatica ha lo scopo di gestire quanta acqua, quanto liquido viene mandato al radiatore. Quindi, motore freddo, l'acqua viene pompata, arriva alla termostatica, motore freddo, termostatica chiusa, la termostatica invia l'acqua anziché verso il radiatore con un bypass di nuovo verso il motore in modo che sia più veloce il riscaldamento del motore stesso, altrimenti ci metterebbe davvero molto a scaldarsi e non farebbe bene al motore. Quindi pompa, spinge l'acqua, se è calda va mandata al viene inviata al radiatore, se invece il motore non è ancora in temperatura viene rimandata in un loop verso il motore. Una volta che il liquido raggiunge il radiatore viene costretto a percorrere una lunga serpentina che attraversa tutta la superficie del radiatore. Il principio è lo stesso del calorifero di casa, dell'acqua che viene passata in questa serpentina, potendo così avere una grossa superficie, una grande superficie di scambio con l'aria. Quindi entra, fa il giro della serpentina, esce e torna al motore. Sto semplificando molto, lo ripeto. Poi un altro componente è il vaso di espansione che è posizionato a volte sul radiatore e a volte invece sulla moto, in una parte della moto. Dal vaso di espansione c'è un altro tubo che è uno sfiato che va ad un troppo pieno, praticamente uno sfiato. La funzione del vaso di espansione, come dice il nome, è proprio quella di permettere l'espansione del liquido all'interno del circuito. Quando le temperature sono molto elevate e si espande il liquido, ecco che trova sfogo, tra virgolette, proprio un vaso di espansione. Allora, questa è la parte frontale, quindi quella che viene investita dall'aria quando la moto si muove. Quando la moto non si muove, quindi il radiatore non viene investito dall'aria e non c'è la dissipazione, lo scambio termico tra aria e l'acqua contenuta, liquido contenuto all'interno del radiatore, allora che nel caso la temperatura vada a salire oltre determinati valori, si accenderà l'elettroventola che è posizionata sempre dietro il radiatore, tranne alcune eccezioni esotiche tipo la Benelli Tornado 3 che aveva le due ventole sul codone, ma quella è un'altra storia, bellissima peraltro. Quindi dicevo, l'elettroventola si attiva al raggiungimento di una determinata temperatura e mette in movimento l'aria attraverso il radiatore, permettendo così la dissipazione del calore. Su un fianco del radiatore oppure sulla moto, dipende dalla costruzione della moto, dalle scelte tecniche del costruttore, il vaso di espansione. Dal vaso di espansione parte un tubo che è quello che va a collegarsi al radiatore e un altro tubo che va a fare lo sfiato del troppo pieno. Nella parte posteriore i vari tubi di raccordo di entrata e uscita da e per il motore, quindi verso la pompa dell'acqua, verso il ritorno, quindi andata e ritorno. Riguardo al contenuto, il circuito di raffreddamento è una miscela di acqua e cosiddetto antigelo. I prodotti antigelo sono specificatamente realizzati, prodotti e formulati per l'impiego nei radiatori. Avrete notato che ce ne sono di diversi tipi, ci sono dei liquidi blu, gialli, rossi, verdi. Il colore identifica la formulazione
del liquido antigelo, quindi il tipo di liquido antigelo, se è organico, inorganico, a base di glicole, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa importantissima è quella di seguire quanto prescritto dalla casa madre per l'utilizzo del corretto liquido all'interno del nostro motore. Questo perché l'utilizzo di un liquido non idoneo potrebbe portare a fenomeni di ossidazione e, nei casi peggiori, anche al danneggiamento del motore stesso. Quindi guardiamo sempre il manuale di uso e manutenzione. Se il nostro manuale ci dice di utilizzare un liquido blu, noi continueremo ad utilizzare il liquido blu o giallo che sia. Comunque l'importante è riferirsi sempre a quanto detto dalla casa madre. Vi ricordo che l'utilizzo di questi liquidi specifici, oltre ad abbassare il punto di congelamento, che può arrivare a meno 20, meno 30, meno 40 gradi, serve anche ad innalzare il punto di ebollizione dell'acqua, quindi non andrà a bollire a 100 gradi, ma 110, 115, 118, 120, dipende anche lì dalla performance del tipo di liquido che andiamo ad impiegare. Per quanto riguarda l'utilizzo in circuito della moto, quindi moto utilizzate solo in pista per usi amatoriali e agonistici, si usa adottare alcuni accorgimenti per migliorare le performance dell'impianto di raffreddamento e in generale della moto. Primo tra tutti è la sostituzione del radiatore originale con un altro maggiorato di dimensioni più generose. Tanto più sarà la superficie radiante del radiatore stesso, tanto più si avrà una dissipazione di calore, uno scambio tra acqua e aria. Quindi tanto più grosso è il nostro radiatore, tanto più sarà in grado di raffreddare il liquido di raffreddamento. Anche se siete degli amatori, perché bene, nelle gare è vietato l'utilizzo di liquidi antigelo perché sono molto scivolosi, quindi in caso di una perdita lungo il tracciato sarebbe molto pericoloso per l'incolumità dei piloti che seguono, perché oltre ad essere molto scivoloso e più viscido dell'olio, lo stronzo è anche praticamente invisibile. Quando una chiazza d'olio potremmo vederla, ma una chiazza di liquido antigelo è praticamente impossibile. Quindi anche se siete degli amatori, il consiglio è quello di utilizzare acqua all'interno dei vostri radiatori. Potete additivarla al limite con una quantità davvero minima di antigelo, o meglio ancora con una quantità minima di alcol, ma comunque è sempre un consiglio, a mio avviso, valido per preservare la nostra e l'altrui incolumità. Quindi se avete una moto solo pista, utilizzate solo acqua o al limite acqua con alcol o una quantità piccolissima di antigelo. Piuttosto cambiate frequentemente l'acqua, quindi svuotate frequentemente il circuito e mettete dell'acqua nuova. Questo per preservare il circuito dalla formazione di alghe, fanghi e porcheria varia. Un'altra modifica che si fa per l'utilizzo in pista è la rimozione della ventola e di tutto il relativo circuito elettrico che comanda l'elettroventola. L'elettroventola serve per raffreddare il radiatore, quindi per raffreddare il motore della moto durante le soste prolungate nel traffico e i semafori. Ovviamente questa esigenza in circuito non ce l'abbiamo, quindi si può benissimo togliere la ventola e tutto il relativo impianto. Chiaramente dovremo avere l'accortezza di evitare di tenere la moto accesa ferma se non è strettamente necessario, quindi un attimino di accortezza in più, ma non c'è nessunissimo problema nell'eliminare la ventola. Un altro accorgimento che si utilizza sempre per l'impiego in circuito è quello di fare confluire il tubo di sfiato del troppo pieno all'interno di un recipiente, di un contenitore, di un barattolo. Questo per evitare che l'eventuale liquido che vada ad uscire da questo sfiato possa andare o sulla nostra ruota posteriore o comunque sulla pista, creando delle situazioni potenzialmente di pericolo. Un altro piccolo accorgimento che può essere utile ai fini della sicurezza è quello di effettuare una legatura di sicurezza sul tappo di carico del radiatore, in modo da scongiurare ogni eventuale accidentale apertura del radiatore stesso. Alcuni consigli per mantenere in efficienza il circuito di raffreddamento della moto. Ovviamente il radiatore deve essere quanto più pulito, evitiamo nella maniera più assoluta di andare con la lancia dell'autolavaggio da pressione a pulire il radiatore, perché questo andrebbe a compromettere irrimediabilmente tutte le alettine che ci sono intorno al circuito di passaggio dell'acqua. Quindi mai andare né con aria compressa e tantomeno con le lance degli autolavaggi a pulire da distanza ravvicinata il radiatore. Se vogliamo utilizzare dell'acqua, del detergente, dobbiamo farlo ma sempre a bassa pressione. Quindi la pulizia è fondamentale, perché più sarà pulito il radiatore più sarà efficiente.
andrà controllato spesso il livello del liquido nella vaschetta di espansione affinché non scenda mai sotto il minimo. In questo caso, se dobbiamo rabboccare, possiamo rabboccare tranquillamente con normale acqua. Quella percentuale di acqua che andremo a inserire nel circuito è vero che diluirà l'antigelo, ma non in misura tale da compromettere i punti di congelamento ed ebollizione, quindi è talmente poca l'acqua che andiamo a inserire che non dobbiamo assolutamente preoccuparci di andare a reperire lo stesso antigelo per magari rabboccarne davvero una quantità esigua. Quindi acqua volgare del rubinetto e si va a rabboccare senza mai superare il livello del massimo, ovviamente, quindi stiamo un pochino sotto il massimo. Riguardo allo stato di salute della miscela acqua antigelo all'interno del circuito, è possibile misurarla con un densimetro, quindi potremmo andare a capire quanto è ancora performante il nostro liquido dopo un anno o due di utilizzo. Il mio consiglio personale è quello, ogni due anni, massimo tre, di sostituire tutto il liquido di raffreddamento. Avremo sempre l'impianto in efficienza e ne approfitteremo anche per dare una lavata, una sciacquata sia al circuito che al radiatore, in modo che il nostro impianto di raffreddamento sia sempre al top delle performance. Una raccomandazione: se sostituite il liquido in casa, vi ricordo che è fortemente inquinante, oltre che tossico e velenoso. La mia raccomandazione è quella di raccogliere il liquido defluito dal circuito di raffreddamento e andare a conferirlo presso un ecocentro. Mi raccomando, perché è importantissimo. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, ti invito a mettere un like e, se non l'hai già fatto, ti invito anche ad iscriverti al canale. Ti invito anche a seguirmi sugli altri miei social, Instagram e Facebook, e mi trovi come M-Racing Motocicli Ignoranti. Se vuoi, puoi visitare il mio sito internet motocicliignoranti.com. Se hai delle domande sull'argomento trattato in questo video o vuoi che venissero trattati altri argomenti, puoi farlo qui sotto nei commenti. Anche per oggi è tutto, noi ci si vede alla prossima. Ciao e grazie! Thank you.